voglio fare questo video per rispondere alle numerose domande che ho ricevuto in questi giorni proprio su come girare il cavallo alla corda. Beh, prima di iniziare a girare il cavallo alla corda, devi porti due domande fondamentali. La prima è perché vuoi girare il cavallo alla corda e la seconda che tipo di lavoro e che tipo di risultato vuoi ottenere. Per rispondere alla prima, basti pensare al giovamento che prova il cavallo a non lavorare costantemente con il peso del cavaliere sulla schiena. Oppure può essere un buon modo per far scaricare o distrarre il tuo cavallo in maniera leggermente più controllata di quella che può essere il paddock. Ci sono vari modi per girare il cavallo alla longia, dal semplice filetto a vari attrezzi che lavorano parti della muscolatura del cavallo in maniera più specifica. Ma ricorda, più attrezzi usi, più il lavoro che vai a fare è complesso, quindi usali con moderazione a seconda del tuo grado di preparazione equestre. In questo video andiamo a prendere in esame i due metodi più semplici per girare il cavallo alla corda, ovvero con la cavezza o con il filetto. Con la cavezza andiamo ad attaccare la longe allo stesso anello della lunghina, mentre con il filetto abbiamo due possibilità: o attaccarla all'anello interno del circolo, ma questo può portare a decentrare l'imboccatura e quindi a fare un lavoro scorretto nella bocca del cavallo, oppure passare la lunghina sopra la nuca e agganciarla all'anello esterno. Questo fa sì che il contatto sia più stabile nella bocca del cavallo e si eviti il decentrarsi dell'imboccatura. Abbiamo sostanzialmente tre aiuti fondamentali per girare il cavallo alla longe: la voce, la longe e la frusta. È molto importante che il cavallo non abbia paura della frusta, ma semplice rispetto. Per far questo ti posso consigliare di effettuare molti esercizi di desensibilizzazione per abituarlo al contatto con la frusta, come ad esempio questo. Accarezza tutto il corpo del cavallo con la frusta in questa maniera qui, in maniera da verificare se rimane sereno e tranquillo al contatto. Un nodo cruciale del lavoro alla corda è ricordarti che il cavallo deve sempre tendere ad andare in avanti e ti consiglio di non superare mai all'incirca la tempistica dei 30 minuti. Questo perché il lavoro alla longe è un lavoro a tutti gli effetti e può essere molto gravoso per le articolazioni del tuo cavallo. Ricordati di dar sempre un occhio alla sicurezza quando giri un cavallo. Attenzione a come tieni la longia, non arrotolarla mai alle mani, ma tienila sempre in maniera che possa scorrere. Quando stai girando, attento che la longia non tocchi terra, in maniera tale da non inciampare e da non creare situazioni di pericolo. Ti consiglio di indossare sempre dei guanti, in maniera tale da evitare fastidiose bruciature alle mani qualora il cavallo tiri o scappi. Se questo argomento ti interessa e lo vuoi approfondire, metti mi piace e condividi questo video. Ci vediamo presto nei prossimi video.